Ci scusiamo per qualche disguido, gentili amici sportivi di Eleven Sport. Ripartiamo con la cronaca, scusandoci nuovamente per qualche disguido tecnico. 25 minuti di gioco, 10-8 il punteggio con la Securfox che al momento guida la partita dalle fusine, prova a tirare in doppio appoggio, para Ferrari, non è la prima parata di questa partita, guida la transizione Petrova, Tanic, poco fa un gioiello della giocatrice serba, invasione di Angelica Manfredini e questa è una palla sprecata, Beppe, perché sul più due si poteva gestire diversamente. Errore gratuito da parte della giovane Angelini che vanifica l'impresa di Elisa Ferrari che fra i pali aveva compiuto un mezzo miracolo neutralizzando l'attacco di Mestrino. Dalle fusine, pallone per Lain, Stefanelli, ancora dalle fusine. Stefanelli cerca spazio, Lain molla il braccio, non chiude il polso, palla alta e coach Andriolo ci ripensa su, non ha gradito la conclusione, è già la seconda che Lain non chiude. Sì, stavo dicendo appunto la stessa cosa, Lain sono diverse occasioni che sprecca tirando alto sopra la traversa, quando questa volta invece Dulcerova, portiere veneto, a chiudere lo specchio a porta a Katia Soglietti. Giulgarova prende le misure a Katia Soglietti, fino a questo momento Soglietti viaggiava al 100%, sono problemi per la Securfox e si sveglia Giulgarova. Sì, come è successo nella prima partita di questa serie di play-out dove l'estremo difensore veneto è stato assoluto protagonista della vittoria delle Patavine. Qua è protagonista Elisa Ferrari perché sta veramente chiudendo la porta. 8 gol subiti in un primo tempo dalla Securfox, non li ricordo da quasi un anno. Sì, sappiamo che la fase difensiva non è il pezzo forte della squadra ferrarese, però in questa prestazione Elisa Ferrari sta veramente risolvendo tanti problemi. Tanic va a guadagnarsi il tiro dai 7, non è molto d'accordo Irene Stefanelli che ha subito lo scavalcamento da parte di Maya Tanic. Pronta Katia Soglietti a tentare la trasformazione, è un rigore molto importante questo per la Securfox. Soglietti contro Giulgarova, palla forte sotto all'incrocio dei pali, ottima l'esecuzione, Soglietti riporta più 3 la Securfox. Sì, oggi è infallibile dal dischetto, dall'attacca del penalty la squadra ferrarese, quando invece un paio di giorni fa in terra veneta era stato un tallone veramente d'Achille per Soglietti e compagne, le trasformazioni dal penalty quasi tutte sbagliate, grande protagonista anche il portiere della squadra di casa del Mestrino. Pugliese va a cercare Lain, ci riprova Lain, è veramente maledetta la porta oggi per Lain, questa era una buona conclusione ma Elisa Ferrari oggi è in enorme condizione. Galvanizzata è andata a togliere il pallone dall'incrocio dei pali, in questo momento Elisa Ferrari oltre a essere un grande portiere di suo e anche sulle altre dell'entusiasmo in transagonistica sta prendendo tutto quello che passa nei pressi della sua porta. Parla col pubblico Elisa Ferrari, va a cercare di caricare un palaboschetto che oggi è già, come sentite, molto rumoroso. Tanic va a cercare Soglietti, spazio per Soglietti, invasione, protesta da parte della Securfox. Giulgarova aveva comunque pizzicato il pallone sulla traversa. Pugliese a fil di linea, grande gol, completamente dimenticata al limite dell'area. Sì, bravissima Pugliese, però goduto di uno spazio, di una libertà che non si deve concedere, soprattutto in partite con questa posta in palio. 45 secondi al termine del primo tempo, gentili amici sportivi di Eleven Sport all'ascolto, time out per coach Carlos Britos, un 11-9 Beppe che è anche fedele specchio della partita, meglio la Securfox ma Mestrino non molla la scia. Sì, abili le ospiti a ricucire ogni strappo di una Securfox che è sempre stato in vantaggio nel punteggio fin dal primo punto, per il resto Securfox sempre avanti, Mestrino però abile a non lasciar scappare le padroni di casa, partita ancora equilibrata, 2 gol di scarto quando manca una manciata di secondi alla chiusura della prima frazione. Ma proprio così, giustamente coach Carlos Britos, per evitare tossine ha provato a fermare il cronometro, far respirare le sue ragazze e perché no anche
disegnare un ultimo attacco che è molto importante e che sa che la palla non ha, vada a finire sui polpastrelli di Maja Tanić, che generalmente è quella che si prende i tiri un po' più pesanti nei momenti di difficoltà. Tante palle alle ali in questa partita. È un piano tattico probabilmente quello di Mestrino, di lasciare più libertà alle ali. Per il momento non paga questa scelta. Anch'io pensavo la stessa cosa. Solitamente quando il pallone pesa e scotta, a gestirlo è Maja Tanić, giocatrice dalla grande personalità e che non ha certo paura di assumersi certe responsabilità. Proprio così. Sormaz, Tanić, 30 secondi al gong che porterà le squadre negli spogliatoi. Più due Securfox, Sormaz per Petrova, Tanić, brutta persa qui da parte di Tanić, c'è la possibilità di contropiede aperto per Irene Stefanelli pugliese, bellissima la transizione di Mestrino che sbaglia con Dalle Fusine. Questo è un errore che potrebbe pesare, anche perché c'è una palla buona per la Securfox. Sormaz, Jevremovic va a disturbare Petrova, Tanić prova a rifarsi e trova il gol allo scadere. Lo avevamo detto che la palla sarebbe andata sui polpastrelli di Tanić. Siamo stati a nostro modo buoni profeti. Assolutamente sì, ma il merito è tutto per il centrale della Securfox, giocatrice veramente di alto livello, non solo per qualità tecniche, ma anche per personalità e doti caratteriali. Ribadiamo le scuse per il disguido tecnico, 12-9 nei primi 30 minuti. E allora noi ci separiamo per una piccola pausa, torneremo fra meno di 10 minuti per la ripresa. Si ripartirà dal più 3 Securfox, a tra poco.
ci attaccheremo a questo per non prendere la multa. Speriamo che sia andato. Ben ritrovati amici sportivi di Eleven Sport per il secondo tempo di questa gara 2 di serie playout. Si affrontano, e ve lo vado a ribadire, la Secur Fox Ferrara, qualificatasi quintultima, contro la Alibest Express Mestrino. E qui subito una grande parata da parte di Dulgherova, con i riflessi dell'estremo difensore che vanno subito a togliere un pallone ben diretto fra i pali. Si conferma Dulgherova, si conferma, non è solo il primo tempo, anche la prima sfida, forse è la miglior protagonista in campo fra tutte le giocatrici complessivamente. Un grande pubblico oggi, quello del Palaboschetto, che sta provando a spingere la formazione emiliana verso una vittoria che sarebbe fondamentale per quanto riguarda il cammino in salvezza. Tanto gli Ebremovic fa godere anche i tifosi veneti, quindi qui a Ferrara. Tanic va a cercare Petrova, una serie di passi netta da parte di Petrova, che si dimentica di palleggiare. Beppe di fatto induce gli arbitri a cambiare possesso correttamente. Ah, non fa una guinza la decisione arbitrale. Quello che lascia un attimo perplessi è la giocata della giocatrice bulgara. Stefanelli, Lain, pallone per Pugliese, palla difficile, la domestica Lain. Stefanelli cerca il varco, bella palla per Lain che però non può attaccare, deve ripartire Stefanelli rischiando la persa. Arriva la chiamata di passivo, Lain prova la finta, cerca e trova il fallo, andata molto dura ma in maniera corretta Fernanda Marrocchi, difensore arcigno. Pugliese, eccolo il pallone per Lain, a due mani pare Elisa Ferrari, che prova a lanciare in contropiede. Pugliese contro Soglietti, Soglietti, questo era rigore abbastanza netto. La spinta da parte di Pugliese mi è sembrata netta ai danni di Katia Soglietti, ha andata lo stesso alla conclusione, il portiere ha parato ma il fallo mi è parso evidente. Spara alto dalle fusine e qui la capitana della Secur Fox ha ben titolo a protestare, anche perché la spinta è arrivata quando era già partito il meccanismo di tiro, era già partito al passo tiro. Rigore abbastanza solo. Sì, era un'azione di tiro, diremo in terzo tempo parlando di basket, il penalty per me era sacrosanto. Comunque voltiamo pagine e si va avanti. Tanic, Petrova per Sormaz, ancora Tanic, Soglietti di Mancina, Tanic uno contro uno, prova la giocata, brutta persa da parte di Maya Tanic, non c'è contropiede aperto dalle fusine, cerca e trova Lain, Soglietti rimane fuori su Stefanelli, Stefanelli chiede di rallentare, si conferma giocatrice leader Irene Stefanelli, ha capito che l'azione era sporca, ha preferito ragionarci.
Sì, in un collettivo di un buon livello, Stefanelli è forse la giocatore di spicco, ma anche Pugliese dalle Fusine sono giocatrici importanti. In questo momento Padova e Mestrino sta tenendo gioco alla pari contro Ferrara, che è chiamata a vincere e non ha altre possibilità per mantenere viva la serie. Una volta è la Inna che si prende una personale rivincita su Elisa Ferrari. Tanic tenta l'imbucata, Petrova, Soglietti, ancora il pallone per Tanic, Sormas, grande palla per Ferrara che manca la porta, e questo è un errore molto grave perché Sormas qui aveva veramente messo Chiara Ferrara in porta. La giovane italo-croata era sola davanti allo specchio della porta, non sta attraversando un grande momento, la mira è bagnata, ancora una volta l'ha dimostrato, speriamo che questo spicchio di partita che manca possa ritrovare la fiducia e fornire il contributo che siamo abituati ad avere da Chiara Ferrara. Assolutamente, come Chiara, come Elisa Ferrari che qui pizzica il pallone, ma forse quando era già uscito, e allora si rimarrà con un possesso in favore di Mestrino, uno contro uno dalle Fusine, rischia la persa, Lain pulisce il pallone, Stefanelli tiene viva la sfera, Pugliese in qualche modo la tiene questa palla, è un momento di grande sofferenza adesso per la Securfox che deve tenere duro, Lain cerca di accelerare, palla persa da parte di Lain, Marrocchi, Bolendler, vada Chiara Ferrara che spreca con un palleggio di troppo, qui probabilmente ci si poteva anche fermare, no, è invertito il fischio, ho capito male io, forse il fallo era prima, trazione di piede era antecedente all'errore di Chiara Ferrara, quindi palla in mano alle giocatrici di campo. Assolutamente, l'hai letta bene tu Beppe, gli arbitri avevano già fischiato sesto di gioco, è ancora a secco la Securfox, ancora Chiara Ferrara, prova l'uno contro uno, la palla per Tanic, Sormaz, manca la porta Aysenur Sormaz, deve rinculare la Securfox con Mestrino che probabilmente in questo momento sta riuscendo a fare quello che vorrebbe, ovvero addormentare un po' la partita, correre meno. Pare che l'inerzia stia anche cambiando, nella prima frazione è stata sempre alle spalle delle padroni di casa, in questo momento Mestrino pare stia mettendo gli artigli sull'inerzia della gara, ancora palla in attacco per le Venete, Stefanelli perde palla questa volta. Qui può ripartire la Securfox perché l'errore è di Stefanelli, Chiara Ferrara rischia i passi, poi Tanic in qualche modo tiene vivo il pallone, Sormas per Marrocchi che va al tiro, c'è il rigore e questa è una grandissima giocata di Fernanda Marrocchi perché l'azione rischiava di portare al contropossesso. Sì, era un'azione che sembrava non avere più sbocchi, invece l'esperta Fernanda Marrocchi è riuscita a ricavare quasi il meglio in una posizione in cui era fuori coordinazione. Penalty per Sormas che trasforma. Gol importante per Aysenur Sormas che frusta la porta di Dulgherova. Punteggio molto basso al boschetto, Beppe. Non siamo abituati, Enrico, siamo abituati a vedere partite che terminano oltre 40 punti. Difese in queste occasioni, non solo difese, anche portieri, come in questo caso Elisa Ferrari, veramente protagonisti. Stefanelli scavalcata, Ferrari mette il pallone in mano a Chiara Ferrara che urla in maniera liberatoria. Chiara Ferrara, questo è un urlo di liberazione perché sentiva il peso di questo tiro. Veramente non siamo abituati a vedere Chiara Ferrara solitamente composta anche in campo, veramente liberazione per la giovane italo-slava giocatrice che siamo abituati ad vedere su altri livelli, liberazione, speriamo che si sia voltato pagina e che si torni a vedere una giocatrice da 3-5 gol a partita. La manovra è di Mestrino con Stefanelli, prova Pugliese, si gira di forza, rigore sacrosanto, il Pugliese ha fatto un'enorme giocata, ottimo pivot Pugliese, sa girarsi, teniamo presente che alle sue spalle si trova sempre giocatrici del calibro di Marrocchi, Manfredini, Stefanelli sbaglia il rigore, Elisa Ferrari protagonista ancora una volta, l'estremo difensore della formazione ferrarese sta veramente cavando le castagne dal fuoco
in fase difensiva, difficile rebus da risolvere per gli attacchi di Mestrino, con Tanic che imposta sul tifo sfrenato della tribuna del Pallaboschetto a inneggiare il nome del portiere della formazione allenata da Carlos Brito. È anche comprensibile perché è giocatrice sicuramente catalizzante, ma è anche giocatrice capace di gesti tecnici tanto importanti come quello in precedenza su Irene Stefanelli. Dalle fusine Stefanelli viene messa giù ed è, arriva il 2 minuto per Tanic che continua a protestare. In questo caso, a termini di regolamento, il 2 minuto è ineccepibile. Sì, il fallo è parso evidente, sancito dagli arbitri. Il temperamento di Maja Tanic da queste parti conosciuto, a lei non ci sta mai, non accetta, è una giocatrice con grande determinazione, fatica a sedersi in panchina, protagonista anche oggi di grandissime giocate. C'è Rubin in campo al posto di Lain, ancora Rubin che prova a puntare la giovanissima numero 8 Stefanelli per dare fusine, palla nell'angolo, Jevremovic trova l'angolo, 14-12, Jevremovic si sta caricando di grandi responsabilità e adesso col 2 minuti per Maja Tanic sceglie l'extra player coach Brito, si invantaggia un enorme rischio, una scelta che si è vista altre circostanze qua con Carlos Britos. Vedremo se avrà avuto ragione il coach uscente di Ferrara. Ora Sormaz, palla deliziosa per Katia Soglietti che viene fermata fallosamente da Dalle Fusina al momento della conclusione. 2 minuti anche per la numero 2 veneta e palla ancora nelle mani di Sormaz per la trasformazione del penalty a favore di Ferrara. Bisogna dare oggettivi meriti a Katia Soglietti che ha fatto il taglio proprio pizzicando la linea d'area e ha portato ovviamente Dalle Fusine al fallo grave. Sormaz torna sul pallone, questa è anche sfortuna però. Diamo anche merito a Dulcerova che ha respinto la conclusione, la seconda conclusione di Sormaz dopo che la prima aveva incozzato l'incrocio dei pali. Sfortunata in questa occasione Ferrara, ma tanti meriti anche al portiere di Mestrino. Bravissima Dulcerova, specialmente sul primo tiro di Sormaz, sul secondo un pizzico di fortuna. Ancora Rubin, cerca Stefanelli, rischio di persa, Irene cerca e trova Pugliese, meno uno Mestrino, questa rischia di essere una partita veramente infinita. Sì, non sbaglia sotto porta, riportando a una sola lunghezza Mestrino, punteggio di 14-13, partita equilibrata, molto bella, partita con tasso agonistico molto alto, con le difese che spesso hanno la meglio contro gli attacchi avversari. Non si risparmiano le due squadre, questo è doveroso sottolinearlo. Rientra in campo anche Lisa Ferrari, ristabilita la parità numerica e trova per Sormaz che può lanciarsi, inarrestabile si è lanciata Aysenur Sormaz, lo sapeva Mestrino, lo sapeva anche coach Andriolo che a braccia conserte ha dovuto incassare il colpo della terzina anatolica. Cambia attacco e difesa, Manfredini in campo per Sormaz in fase passiva, Pugliese, non c'è un varco, ancora Rubin, Stefanelli difende bene l'Ariosto, Jevremovic prova ad andarsene, poco spazio, Faro Ferrari, parata pesantissima e trova per Marrocchi, Soglietti tiene vivo il palleggio, ancora Marrocchi, Tanic, palla per Ferrara, la parata di Dulcerova. Qua ineccepibile la divisione fra meriti e demeriti, tutto merito di Dulcerova. Bravissima, non è la prima parata che stiamo ammirando da parte dell'estremo difensore di Mestrino che sta tenendo in partita le sue. Chiara Ferrara, dopo essersi sbloccata l'iniziativa precedente, questa volta ha dovuto fronteggiare un portiere veramente di livello altissimo. Dalle Fusine qui non arriva il fischio da parte degli arbitri, allora Elisa Ferrari lancia in contropiede per Chiara Ferrara, scarico per Tanic, traversa
traversa di Tanic, attenzione a Soglietti che va a rimettere velocemente. Qui c'è stata un'ingenuità clamorosa di Dalle Fusine. Di Ulgherova doveva toccare quel pallone, ma certamente in questo caso c'è stato uno scambio di sguardi, una frazione di seconda, le due ragazze non si sono capite, il pallone è rimasto a metà strada. Ancora pallone per Soglietti, Petrova, Tanic, Sormaz, la palla in ala, Ferrara, para di Ulgherova che urla, rivolta ai propri tifosi, si carica. Terza parata negli ultimi quattro attacchi. Enrico, veramente bella partita, ogni pallone pesa tantissimo, giocatrice in campo al massimo dei loro livelli da entrambe le parti, difese veramente sugli scudi, portieri d'applausi, e per gli attacchi è veramente difficile riuscire alla conclusione. Due minuti e rigore per Mestrino con Stefani Petrova, che è stata un po' troppo irruenta nel tentare di impedire a Stefanelli di andare al tiro. Jevremovic contro Elisa Ferrari, rigore pesantissimo, Jevremovic è sotto all'incrocio, gol pesante, meno uno, è sempre lì Mestrino, non molla questa partita. Meno uno con due minuti di inferiorità numerica, questo è un momento delicato della partita. Per le padroni di casa è il momento di stringere i denti, per le ospiti invece potrebbe essere l'occasione di riacciuffare nel punteggio l'Ariosto per un finale di partita che si prospetta veramente da guardare, perché ci avviciniamo all'ultimo quarto di questa sfida e Ferrara e Mestrino sono ancora punto a punto, e in questo momento è avanti di una lunghezza Ferrara che attacca con Maja Tanic che si mette in proprio e da grandissima giocatrice trafigge Dulgerova, cosa non scontata in questi momenti, portando a più due Ferrara. Eh sì, era un momento delicato, molto delicato della partita, anche perché c'era l'ennesima inferiorità e qui Rubin perde un pallone sanguinoso perché lo scalare era corretto, se doveva andare da Jevremovic doveva aver fatto muovere la difesa. Ultimo quarto di gara, Beppe, più due è un tesoretto importante da gestire per la Secur. Gran bella partita comunque, Enrico, si vede che la posta in palio è clamorosa, nessuna delle due squadre è disposta a concedere neanche un millimetro di campo alle avversarie. Ora Marocchi per Tanic, le esperte straniere di Ferrara cucciano il gioco, liberano Sormaz che trova un gol di pregevolissima fattura, angolo chiuso con Di Ulgherova in uscita, Cirella a sfiorare le labbra del palo, palla che si è accomodata lentissimamente oltre la linea, gol molto bello, 17 a 14, più 3, 7 contro 7 in campo. Dalle Fusine cerca un varco, c'è il fallo di Sormaz su Dalle Fusine che comunque è giocatrice volitiva. Stefanelli per Jevremovic, ancora l'uno contro uno di Dalle Fusine che rischia la persa, palla per Campagnaro, Rubin è giovane, la ragazza non ha paura, è andata a scontrarsi contro un vero muro, quello di Fernanda Marrocchi. Stefanelli, Jevremovic, esce malissimo Sormaz, Stefanelli, gol bellissimo di Irene Stefanelli, gran gol. Applausi alla numero 3 di Mestrino che nonostante avesse davanti di fronte a lei un muro a qualche millimetro ha trovato il corridoio giusto per trafiggere Elisa Ferrari. Applausi per la giocatrice, questa volta i meriti sono tutti suoi. Un caso, prima del gravissimo infortunio di un anno fa proprio al Palaboschetto che compromise quella stagione in buona sostanza anche di Mestrino, era una giocatrice assolutamente di rotazione anche nei pensieri del commissario tecnico della nazionale femminile Beppe Tedesco. Petrova uno contro uno, prova ad andarsene di forza, fallo dopo i passi, allora 9 metri, 17 di gioco al Palaboschetto, più 2 Secur Fox palle in mano, Sormaz palo, sfortunata qui Einsenur perché il tiro era buono, Campagnaro
palla difficile, sbracciata dalle Fusine, palla persa, gestita molto male questa palla. Petrova, Sormaz, palla sbagliata anche per Martina Lobiundo, e questo è un errore che pesa. Caldo, fatica, queste squadre giocheranno tre partite praticamente in cinque giorni. Sì, stanno dando tutto per tutto, le atlete non si risparmiano in campo. Si è visto pochi attimi fa un tentativo di recupero di una palla che si stava spegnendo sul fondo, con tuffi acrobatici anche rischiosi da parte di tutte le giocatrici. Attacca in questo momento Mestrino, Stefanelli serve Pugliese che porta a meno uno le squadra ospite. Le due grandi giocatrici hanno confezionato un gran bel gol, Stefanelli e Pugliese, che adesso vanno a comporre la cintura centrale della difesa di Mestrino. 9 al termine. Sormaz prova ad andare da Martina Lobiundo, gol pesantissimo di Martina che va ad indurre all'uscita di Ulgherove, poi la trafigge con un bel pallone. Mano delicatissima di Martina Lobiundo, è entrata in campo da qualche minuto in sostituzione Chiara Ferrara, stata chiamata alla conclusione, non si è fatta pregare, ha estratto dal cilindro un pallonetto calibratissimo che è terminato nella rete di Mestrino, punteggio di più 2 Ferrara, 18-16. Foglio verde in mano, coach Andriolo, è possibile che arrivi il time out di Mestrino. Stefanelli dalle Fusine nell'angolo, non attacca Campagnaro, ancora dalle Fusine Stefanelli, spazio, il palleggio, grande palla per Pugliese e grande gol, giocata quasi da basket. Questo era un assist calibratissimo, non poteva sbagliare Pugliese, ma servita al bacio con un assist da far vedere nelle scuole di pallamano, perché questa è veramente, quella che sta venendo sul campo del pallaboschetto, è veramente grandissima pallamano. Sormaz, hai ragione Beppe, ottima pallamano. Petrova viene abbattuta dalle Fusine, e qui Petrova ha sbattuto anche il volto, diciamo intervento un po' oltre il limite. Si rialza fortunatamente Stefani Petrova dalle Fusine, si è andata a scusare con l'avversaria, fallo pesantino ma non lascia strascichi, e riparte Sormaz alla conclusione, e ancora Dulgherova nega la rete. Parata di Dulgherova, Pugliese prova ad allungare la transizione, adesso Irene Stefanelli vuole respirare, ne ha ben d'onde anche perché la spinta di Mestrino è stata costante. Palla della parità fra i polpastrelli dell'Alibest Espresso Mestrino, deve difendere la Securfox che è sempre stata davanti. Stefanelli, brutta persa, qui va a deragliare contro Tanic, attenzione al contropiede, Soglietti, grande idea di andare da Manfredini, gol pesantissimo, brava a chiudere la transizione Angelica, time out. Angelica Manfredini si è fatta trovare pronta sullo scarico di Katia Soglietti, giovane giocatrice di Ferrara, davanti al portiere, nonostante il pallone pesasse tantissimo non ha sbagliato, è rimasta fredda, ha trafitto Dulgherova portando ancora una volta sul più 2 Ferrara. Ci avviciniamo all'ultima parte di gara, le squadre arrivano punto a punto, anche se in questo momento Ferrara è avanti di due lunghezze, ma Mestrino non sta minimamente dando segnali di cedimento, anzi cresce il livello di gioco da entrambe le parti, le difese non lasciano varchi, non lasciano scampo agli attacchi avversari che producono mole di gioco ma faticano ad arrivare alla conclusione. Hai ragione, gli attacchi per il momento comandano, si potrebbe dire, ma solo nell'ultima parte, perché fino al primo tempo inoltrato le difese hanno fatto da padrona, e mi sento di dire anche i due portieri che oggi hanno svolto un ruolo fondamentale. Beh, forse le si conosce, poi Elisa Ferrari e Dulgherova sono due estremi difensori fra le migliori che ci sono nel campionato italiano, fra l'altro Elisa Ferrari oggi protagonista, e in passato durante la stagione è stata una degli artefici delle vittorie della squadra di Ferrara. Dulgherova nella gara d'andata ha tolto le castagne dal fuoco con degli interventi prodigiosi che hanno consentito a Mestrino di portare la serie finora sull'1-0. Dalle Fusine, la palla per Irene Stefanelli. Rubin,
Eccola Dalle Fusine, prova Jevremovic, che gol da parte di Dalle Fusine. Ci aveva già provato, ma gli era sempre stato detto di no. Stavolta Dalle Fusine trova un gol molto pesante. Tanic, 9 minuti al termine, Beppe, più uno Ferrara, ultimi sforzi per entrambe le parti. Per Ferrara non c'è soluzione alla possibilità di vittoria, mentre per Mestrino, qualora dovesse cedere le armi, ha un'altra possibilità domani. Per Ferrara invece non esiste una prova d'appello. Assolutamente sì, hai fatto bene a citarlo. Palla persa di Sormaz, questa è pesantissima, perché concede una ripartenza a Mestrino, a Dalle Fusine, che mette dentro e fa espellere, o meglio fa escludere, Petrova. Gol, parità e inferiorità provocata. Ora è il momento di vedere se Ferrara ha le caratteristiche mentali per poter far fronte a questo momento, riuscire a reagire, perché Mestrino sta girando la partita a proprio favore. Time out per coach Carlos Britos. Ma quanto pesa quella persa, dal potenziale più due alla parità con l'uomo in meno. Veramente una persa totalmente gratuita in fase d'attacco, cosa che non deve succedere assolutamente, soprattutto in una fase di gara così, in un match di un'importanza vitale. È proprio così, time out anche, credo, di importanza fondamentale. Come dicevi bene tu, Beppe, non c'è futuro per la stagione di Mestrino, in senso positivo ovviamente, se vince la partita odierna chiudendo la serie e ratificando la propria salvezza. Ulteriore girone infernale per l'Ariosto in caso di sconfitta. In caso invece di vittoria di Ferrara, quelli cambiano i panorami, perché rematch fra 24 ore, poco più di 24 ore, proprio qui al Palaboschetto, in una bella, dal sapore di Mortal Kombat, perché le energie non potranno che essere al minimo, visto che si è giocato a metà settimana, si è rigiocato oggi e in caso di vittoria della Segrofox si dovrà rigiocare anche domani. Parità, 7 al termine. Soglietti, pallone per Sormaz, Tanic, ancora Marrocchi, Tanic, palla per Soglietti, va al tiro, para di Ulgherova, dice di no, ha provato a chiudere sul primo palo Katia Soglietti, chiuso benissimo il primo palo da Di Ulgherova, Yvonne Di Ulgherova, Stefanelli, Rubin, Dalle Fusine, eccolo il pallone per Stefanelli, Rubin, Jevremovic, palla nell'angolo, Campagnaro, braccio freddo ma braccio caldo, vantaggio Mestrino quando siamo a 7 minuti dalla fine. Sorpasso di Mestrino, Campagnaro si iscrive nel tabellino dei marcatori con un diagonale che rasenta alla perfezione, si insacca sul secondo palo, nonostante il tentativo di Elisa Ferrari, ci prova Tanic dall'altro versante, muro difensivo di Mestrino, ancora Maja Tanic, palla persa di Marocchi, anche infortunio della giocatrice ferrarese. È un bruttissimo presentimento, perché è andata giù Fernanda, mamma mia che brutta immagine, è calato il gelo più totale al Palaboschetto, il gelo più totale, Beppe, anche perché Fernanda Marrocchi, quando mai l'hai vista per terra con le lacrime agli occhi? Quando mai? Mi è parso di vedere girarsi il ginocchio in un movimento innaturale in fase di coltura, si alza aiutato da compagni ed avversarie. Ferma Rocchi, è una roccia, non siamo abituati a vederla lamentarsi, direi che ci prova l'esperta giocatrice italo-uruguagia, pilastro della Securfox Ferrara, pilastro assoluto, riguadagna la sua posizione nello schieramento difensivo, pare rimanga in campo, quindi sospiro di sollievo. La giocatrice è una ragazza strepitosa, Fernanda, e si accascia sulle ginocchia, speriamo che sia soltanto una botta, speriamo sia solo una botta, se la gioca la Fernanda. 24 di gioco,
meno uno, palla in mano Mestrino, perché è comunque arrivata una persa. Stefanelli, palla persa, palla persa da Stefanelli che ha cercato Campagnaro. Se la gioca la Secur Fox, e adesso bisogna provare a far esplodere il boschetto con un gol per ritrovare la parità. Tanic, Marrocchi, Soglietti, palla persa, palla persa. Ha provato la stessa giocata di prima. Stessa giocata, ancora una volta non è riuscita. Ferrara sta perdendo troppe palle in fase offensiva nella metà campo avversaria, in un momento della gara dove non sono ammessi errori, assolutamente. No, anche perché il cronometro adesso non è assolutamente più amico della Secur Fox, che ha bisogno di due gol dalle Fusine. Stefanelli, ancora Irene, palla dentro a cercare Jevremovic, gliela soffia Sormaz. Sormaz la passa a Marrocchi, sbagliato il passaggio in campo aperto. Beppe, assurdo quello che stiamo vedendo. Non esiste, non ho mai visto una cosa del genere. In un momento della gara decisivo, in una partita senza ritorno, c'erano due giocatori ferraresi nella metà campo avversaria, Sormaz e Marrocchi. Sormaz ha cincischiato col pallone fra le mani, ha perso la maniglia e non è riuscita a servire Marrocchi. Veramente clamoroso. Prova ad approfittarne Mestrino, dalle Fusine para Ferrari dopo la sporcata del muro di Ferrara. Difficoltà anche per Mestrino, rischia i passi Sormaz, rischia i passi, poi scarica il pallone, il pallone per Tanic. Soglietti, cambio volante, fuori Angelini, dentro Petrova. Petrova, bestia nera di Mestrino. Sormaz per Petrova, eccola la palla buona per Katia Soglietti che trova il gol della parità. Eccolo il gol del 20 pari, adesso l'azione è riuscita. Katia Soglietti ancora una volta ha dimostrato che l'esperienza non è un fattore casuale, ha avuto un pallone che scottava tantissimo al termine di una lunga serie di errori offensivi. Lei non ha sbagliato, ha estratto dal cilindro un pallonetto delicatissimo che si è insaccato alle spalle del portiere di Mestrino, riportando in parità la contesa in un momento dove la strada per l'Ariosto Ferrara sembrava estremamente in salita. 32,4 reti subite per partita dalla Secur Fox in stagione, 31 per Mestrino, 20 pari. Dice tutto questo. Ma Enrico, sono partite queste da dentro fuori, sono delle finali di Champions o spareggi in questo caso che valgono la possibilità di salvarsi e non retrocedere nella serie inferiore. Di conseguenza tutte le atlete sono chiamate e spesso riescono a ritrovare, a tirar fuori più del 100%, soprattutto in fase difensiva dove la volontà e la determinazione alle volte possono fare la differenza. Palla Mestrino, parità, 4 e 45 al termine per Secur Fox e Alibest Espresso. Questa è una partita di un'importanza capitale, gara 2 playout, serie 1 femminile, stagione 22-23. Stefanelli, pallone per dalle Fusine che glielo restituisce ancora Stefanelli, prova ad andare dentro Rubin, trova un varco impossibile da calcolare con squadra Righello. Vediamo il contropiede, Sormaz, palla sotto all'incrocio, adesso si corre e si segna. Beppe, contropiede favoloso di Ferrara, con Sormaz in velocità ha ricevuto e scaricato un fendente imparabile all'incrocio dei pali. 21 pari la contesa quando ormai mancano 4 minuti al termine. Stefanelli dalle Fusine, ancora Irene con Pugliese praticamente braccata, doppio pivot con Campagnaro che cerca di portare via l'uomo Pugliese. Rubin, ingiocabile questa palla per Jevremovic, ancora Stefanelli, cerca un varco, trova Pugliese, che parata di Elisa, poi il pallone Campagnaro, sola Stefanelli, trova il gol, che parata che aveva fatto. Grandissima parata di Elisa Ferrari, vanificata dal mancato rimbalzo da parte della difesa di casa, giocatrice completamente libera che non si è fatta pregare. Sull'altro versante è Katia Soglietti che si fa ribattere la conclusione da Dulgerova. Super parata di Dulgerova, era arrivata ad un tiro pulito Ferrara. Tanic,
Lain, grande difesa da parte di Lain. 3 al termine esatti in questo momento. Sormaz, Murata e recupera palla Mestrino. E recupera palla Mestrino. Di 1, palla in mano, 2 e 50 al termine. Vede il traguardo da parte di Mestrino, vede il traguardo del possibile passaggio del turno, vede il baratro. Ferrara invece, i minuti calano, il punteggio le vede sotto di una marcatura, palla in mano a Dalle Fusine che con Stefanelli prova ad allungare nel punteggio. Dalle Fusine, 2 e mezzo al termine, meno 1 e palla alle altre, ovvero a Mestrino. Dalle Fusine, Rubin, Stefanelli per Pugliese che si gira, che gol che ha trovato, che gol di Pugliese. Che giocatrice che è Pugliese, nonostante avesse addosso il contatto di 2 avversari, si è girata con un'abilità stratosferica e ha lasciato partire, nonostante non fosse con un equilibrio è fantastico, ha fatto partire un pallonetto delicato che porta più 2 Mestrino quando ormai manca una manciata di minuti al termine della contesa. Molto in salita la partita per Secur Fox, che è chiamata all'impresa per riportarsi in vantaggio e poter portare la sfida alla terza gara che sarebbe in programma domani pomeriggio. Bisogna rientrare in campo con tutt'altro tipo di spirito, però, perché l'Ariosto deve alzare ovviamente il tiro, deve riuscire in qualche modo a tirare su la testa e a trovare soprattutto un gol rapido. Gol rapido, difendere con forza senza far fallo e avere una percentuale di realizzazione molto alta, perché quando mancano poco più di 2 minuti alla fine gli errori pesano come un macigno. 120 secondi al termine, 2 reti da recuperare per l'Ariosto. Tanic, Petrova, palla pesante, Soglietti la segna, meno 1, non è mai finita il pallaboschetto, meno 1. Bellissimo questo finale per cuori forti, perché ci si gioca tanto e Mestrino può attaccare con una rete di vantaggio sul tabellone, difesa alta con Chiara Ferrara, marcatura individuale su Dalle Fusine. Rubin, c'è il fallo, 9 metri, scorrono i secondi, Dalle Fusine si isola perché c'è Chiara Ferrara in marcatura uomo, passivo chiamato, Stefanelli, palla sotto all'incrocio per Irene Stefanelli, prova a correre Ferrara. Tanic, uno contro tutti, 9 metri, prova l'extra player, coach Carlos Britos. Tanic, Petrova, ancora Soglietti, 0 spazio, grandissimo gol, non molla la partita la capitana. Capitano sta dimostrandosi giocatore che non ha paura di nulla, è brava anche nel trovare l'angolino in girata e portare le sue a meno 1, difesa a tutto campo chiamata da Carlos Britos. Dalle Fusine, difesa altissima di Ferrara, Stefanelli usa il palleggio, passivo chiamato, 6 passaggi per chiudere l'azione, Dalle Fusine, un palleggio di troppo, palla per Jevremovic, gol, è il gol che probabilmente indirizza la partita. Ci prova ancora Katia Soglietti, due altro versante, Petrova perde troppo tempo, fallo, Marocchi per Tanic, si mette in proprio Tanic, fallo ancora di un'ottima pugliese, Maja Tanic e ancora Bulgarova, mette il sigillo alla partita. Chiude la partita di Bulgarova, è una sconfitta molto pesante per la Secur Fox che arriva in casa col palazzetto esaurito. Mestrino ha fatto un'impresa. Mestrino ha fatto un'impresa con grande capacità e qualità, onore alle giocatrici venete, mea culpa di Ferrara che si trova ancora coinvolta in questi spareggi. Mestrino ha vinto con merito una partita bellissima, partita molto tesa, molto dove le difese non hanno mollato un centimetro, punteggio di 25-23, Mestrino sotto per lunghi tratti della partita, ha saputo superare, sorpassare nel momento decisivo e tenere i nervi saldi e condurre in porto questa vittoria che sancisce la salvezza di Mestrino. È una vittoria pesantissima.
ottima, è una vittoria che mai era accaduta in questa stagione esterna per Mestrino in casa di Ferrara. La prima vittoria in casa di Ferrara è la più pesante, paradossalmente Ariosto aveva vinto di misura l'ultima gara di regular season, non era quella da vincere, non è finita però per la Securfox, c'è un'ultima tagliola, c'è un'ultima chance, la doppia sfida contro la perdente del play-out fra Mezzocorone e Prato. Sì, fortunatamente c'è un'altra sfida, bisogna ricaricare le pile velocemente, svuotare la mente, farsi trovare pronti alla prossima sfida, che quella sì non lascerà altre possibilità, sarà veramente dentro fuori. Grazie mille a Beppe Celeghini per avermi accompagnato, mi scuso ancora per il piccolo disguido ad inizio diretta, è tutto da parte di Enrico Bonzanini, le immagini della festa della Alibest Express Mestrino che si salva, doppia vittoria, mercoledì 27-22 in terra veneta, 25-23 dopo essere stata per 50 minuti in rincorsa. Brave le ragazze di coach Andriolo, bravissima Irene Stefanelli che ha trascinato la squadra, grande Diulgherova che in questa serie letteralmente chiuso la porta, le lacrime di Diulgherova sono la copertina di questo pomeriggio, le lacrime di gioia di una grande giocatrice. Invece coach Britos prova a serrare i ranghi, c'è un altro turno playout da giocare e la Securfox non può più sbagliare. Grazie mille, buon proseguimento di serata amici sportivi di Eleven Sport.